Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi un nuovo video esperimento. Allora, quando ho fatto il video sulla vita 24 ore completamente al contrario, mi avete scritto in tantissimi di fare il trucco al contrario. Quindi questo è quello che io proverò a fare oggi. Non posso dire questo è quello che faccio, questo è quello che proverò a fare, perché non so che cosa ne uscirà o se sono in grado di farlo. Però siccome è una challenge, proveremo a farla. Speriamo bene. Mi sono segnata tutti gli step del trucco in modo da poter andare completamente al contrario. Quindi io teoricamente adesso dovrei iniziare dallo spray fissante. E per fortuna esiste lo spray fissante, che però al contempo è anche primer. Quindi diciamo non sarà proprio come il primer in tubetto, però almeno un pochino spero, mi auguro che faccia da primer e uso il Too Faced Hangover 3 in 1. Ti prego, tieni il trucco, ti prego, perché sono, penso che sia un anno che io non esco una volta, cioè penso che sia un anno che io non faccio un trucco senza prima il primer, quindi insomma, incrociamo le dita, poi passiamo al rossetto, che sarebbe il penultimo step teoricamente. Come rossetto utilizzerò questo, mamma mia, cioè vi giuro, questo video non so che cosa ne uscirà. Io vado ad utilizzare il rossetto di Marc Jacobs, questo è numero 284 e si chiama Cream and Sugar ed è uno dei miei nude preferiti del periodo. Non so se sia opaco, in realtà è un po' più cremoso, satinato, ma è molto molto bello, mi piace perché idrata le labbra e poi ha un colore bellissimo. E andiamo a... anche se, cioè, non lo so, io vi giuro, mettere il rossetto ad inizio trucco è una cosa che non ho mai fatto, prima volta in assoluto, e sarà stranissimo. Anche perché così non sono riuscita ad azzerare il colore delle labbra, però è molto pigmentato, quindi direi che va bene. Vabbè, ok, cioè sono veramente terribile così. Ok, proseguiamo. Step dopo il rossetto dovrebbero essere le sopracciglia. Va bene, proseguiamo ragazzi con le sopracciglia. Il video, il make-up tutorial meno riuscito, più strano di sempre sarà questo. Questo, anche questo di Marc Jacobs ed è colore medium brown e la Brow Wow Defining Longwear Pencil. Quindi è una matita, da una parte c'è appunto la matita che è molto molto sottile, dall'altra invece c'è il pennellino, cioè c'è il pettinino. Ho scelto questa perché è molto sottile e quindi è un po' più facile andare precisi, perché visto che la base devo farla dopo sarà un po' difficile poi correggere la matita, e quindi devo essere molto più brava del solito stavolta, che poi ho la pelle tutta lucida per il primer e io mi auguro che funzioni questo primer, che non sia solo uno spray fissante, perché altrimenti sono un po' in difficoltà. Credo che questo sia in assoluto il make-up tutorial più difficile che io abbia mai girato, perché è veramente, veramente, cioè a parte che non mi vedo con il rossetto senza trucco, sembra un peperone con il rossetto, ma non, cioè sarà veramente difficile perché sto già pensando al trucco occhi. Quindi come faccio a mettere tipo prima il mascara e poi a truccare gli occhi? Non so, veramente non so. Io ho visto video di youtuber fare questo video e poi il loro trucco era perfetto. Io adesso spero di essere quantomeno in grado di completarlo. Ok, con le sopracciglia abbiamo fatto e sembrano super scure ed è stranissimo avere le sopracciglia fatte e tutto il resto del trucco no. Terribile, veramente terribile. Poi è lo step del mascara, cioè io non so cosa dirvi. Io questa challenge la faccio perché me l'avete chiesta ragazzi, però vi prego chiedetemi challenge più facili. No, sto scherzando, io ci provo però non so. Questo è di Givenchy ed è il Noir Inter D Mascara e ho scelto questo perché si piega in questo modo, quindi dovrebbe essere più semplice da applicare, ma non ho pensato che in realtà non sarà qui la difficoltà nell'applicare il mascara, ma dopo nell'applicare l'eyeliner e i rossetti, cioè e gli ombretti. Mamma mia, mi sono già confusa, cioè questo significa che io devo applicare il mascara anche sotto e poi dovrò andare a truccare, oh mio dio, tutto l'occhio.
prevedo disastri, disastri astronomici. Questo mascara volumizza tantissimo le ciglia e poi vado a toccare soltanto le punte per allungarle. Anche se non credo che purtroppo l'effetto del mascara si vedrà anche dopo il trucco, perché secondo me con gli ombretti è... inavvertitamente andrò a coprire tutto. Finito con il mascara, dovrebbe essere il turno dell'eyeliner. Quindi io adesso ci provo ad applicare l'eyeliner e per farmi più del male, proprio perché, cioè, mi voglio proprio molto bene, mi ho scelto un eyeliner liquido, cioè a pennarello, e perché penso che sia meglio della matita, perché altrimenti se metto prima la matita e dopo l'ombretto praticamente la matita non si vedrà più. Invece se applico l'eyeliner liquido o comunque a pennarello, poi il tratto, se non ci vado a passare sopra con l'ombretto, dovrebbe vedersi incrociando le dita. E questo è il Dior Show On Stage Liner, colore nero, e facciamo del nostro meglio, ci proviamo perlomeno. È terribile perché non riesco a vedere dove sto applicando l'eyeliner, perché avendo il mascara sopra, cioè, ho tutte le ciglia che mi coprono la parte dove devo stendere l'eyeliner, quindi seriamente non ne uscirà qualcosa di tanto bello, purtroppo. Adesso che cosa devo fare? Penso gli ombretti, sì, ombretti. Allora, teoricamente inizio con l'ombretto nella piega e poi passo quello sulla palpebra, quindi adesso devo passare, cioè devo iniziare con quello sulla palpebra. Quindi, come ombretto sulla palpebra, ho pensato di mettere un ombretto in crema, perché applicare prima l'ombretto in polvere e poi il primer non mi sembrava una buona idea così a naso, e quindi ho pensato di racchiudere primer e ombretto in polvere, cioè ombretto in crema. E vado ad usare questo di... che ombretto è? Non lo so, non c'è scritto nulla. Ah, Nabla, e il colore è Dusk, che è un bellissimo arancio, marroncino, arancio bronzato, una roba del genere, e e vado a stenderlo. Allora, prima con questo pennellino, che è molto sottile e preciso in punta, perché devo stare attenta a non andare... Wow, poi sotto ci sono anche dei glitterini che prima non vedevo, quindi molto carino. E vado a... devo stare molto attenta a non toccare l'eyeliner. Quindi, beh, magari proviamo ad iniziare da questa parte, così vado a coprire questo orribile... Mio Dio, ti prego, scrivi, ombretto. Vado a coprire questa sbavatura tremenda. Ok, questo ombretto abbiamo appurato, non scrive. Aspettate che ci riprovo. Ok, forse scrive e questo mi dà molta, molta speranza. Cambio pennello, anche perché se continuo con questo finisco dopodomani, e stendo il resto del prodotto sulla palpebra mobile. Io, cioè, adesso come adesso il risultato non mi piace per niente, ma spero che con l'ombretto nella piega uscirà una cosa decente. Adesso è il turno dell'ombretto in polvere che volevo mettere nella piega, anche se mi sto rendendo conto che senza primer e senza niente, boh, vabbè, ho spruzzato il primer, però non è proprio lo stesso, quindi io adesso non lo so, però proverò ad applicare un ombretto marroncino nella piega e vado ad usare la Just Peachy Mattes di Too Faced. E cioè, sto tremando. Vado a scegliere questo ombretto, il Peach Tart. Lo stendo appena sopra, cercando di sfumare i due colori. Non è un'impresa facile, perché ovviamente... E poi mi piace sempre stendere prima la cipria sul viso, perché poi mi aiuta anche a sfumare gli ombretti. Invece così, sinceramente, non lo so. Io, guardate ragazzi, non mi esprimo proprio, perché non voglio dire di farcela, perché poi succede un patatrac. Più o meno ci siamo. Io continuo a vedermi come un peperone bagnato, perché quel primer mi ha praticamente reso la pelle super super lucida, e non so se è una cosa positiva oppure no, non credo. Ok, devo dirvi che sugli occhi pensavo peggio, devo dire che sono abbastanza soddisfatta, speriamo di continuare bene. E poi vado a prendere quello più chiaro, il Peach Tea, questo qua, e
lo stendo sfumandolo bene con l'ombretto un po' più scuro, quindi ci passo un po' sopra e salgo leggermente. Quello che mi fa pensare adesso è che teoricamente non dovrei andare a sfumare nulla. Però come faccio a non sfumare nulla? Forse ho la soluzione. Vedremo. Comunque adesso dovrei teoricamente applicare anche il colore sotto il mascara, tra l'altro, che abbiamo già applicato. Mio Dio. E vado a stendere Peach Tart in marroncino che abbiamo usato per primo, anche qua senza primer. Che bellezza! Sono stato tipo il 2001 che mi sono truccata l'ultima volta senza primer, e quindi facciamo un ritorno al passato che forse era meglio non fare. E sto impiastricciando tutte le ciglia, nonostante il mascara si sia teoricamente un pochino già dovuto asciugare. Mi stavo quasi dimenticando che devo stendere la matita nera all'interno dell'occhio. Dovevo stenderla praticamente prima dell'eyeliner, ma questa almeno, questo è uno step che sinceramente non cambia tantissimo. Adesso io dovrei andare ad applicare prima l'ombretto color carne e poi dovrei sfumare, anzi no, in una giornata normale dovrei applicare prima il colore e poi sfumare. Noi qui prima sfumeremo e poi applicheremo. Vabbè, non cambia tantissimo, ma bisogna essere seri con queste challenge. Sto applicando l'ombretto color carne, che dovrebbe essere appunto il primo step che faccio di solito, però qui appunto è l'ultimo, e nel contempo cerco di sfumare gli ombretti. E spero che questo non voglia dire imbrogliare, ma in qualche modo li devo sfumare. Come faccio? Questo non è assolutamente il pennello che io uso di solito per sfumare, e si vede, ma è l'unico modo che ho per non imbrogliare e per riuscire quantomeno a non sembrare tanto più un panda. E gli occhi non mi sembrano perfetti, però diciamo che abbiamo finito. Quando vado a fare finalmente questa base, allora che cosa abbiamo adesso? Dopo gli occhi, blush. Ho scelto perché non potevo scegliere un blush in polvere e poi andarci ad applicare il fondotinta sopra, non lo so, mettere la crema sulle polveri non è consigliabile, quindi ho scelto il Go Go Tint di Benefit, che è un blush liquido, e quindi speriamo che sia un'opzione valida. Io di solito sinceramente in estate non stendo mai troppi prodotti in crema sul viso, quindi evito blush in crema, evito, oh mio Dio, sono tutta, sembro Heidi, non stendo mai terre in stick eccetera, ma solo polveri. E qui invece, mamma mia, cioè no, vabbè, questo prodotto è decisamente troppo scuro per me, lasciamo stare, forse era meglio evitare. E però il fondotinta dovrebbe coprirlo un po', quindi teoricamente, mamma mia, scena. E poi sarebbe il momento, sì, della terra, anche qua non potevo usarne una in polvere purtroppo, e quindi vado ad usare quella di Fenty Beauty, che è la Match Sticks in colore Amber. Mi piace molto questa terra perché il colore è, cioè, quanto di più freddo possa esistere, però le terre in stick non sono proprio le mie preferite, e quindi vabbè, ci proviamo. Vado a stenderla così, ai lati del viso, perché poi ho sempre paura di esagerare con questa specie di, con questi stick. Un po' sottolineato. E poi vado a sfumare il tutto con le dita. Non posso usare la Beauty Blender perché poi devo usarla per il fondotinta, quindi non può essere sporca. E sinceramente non so se poi si vedrà la terra sotto il fondotinta, io vi auguro davvero di sì. Ok ragazzi, adesso finalmente mi sa che andremo ad applicare il fondotinta, perché vediamo dopo la terra, no è vero, c'è la cipria. Ok, allora cipria, voi lo sapete che, cioè, se c'è una regola nel make up, penso sia l'unica praticamente, o una delle pochissime regole, è che la cipria va applicata dopo il fondotinta, cioè non si applicano mai prodotti in polvere e poi sopra prodotti liquidi, ok? E la morte, no, nine,
Però, visto che appunto mi voglio molto male, in questo video bisogna farlo. Ed ho pensato all'unica cipria che teoricamente si potrebbe usare anche sotto ai prodotti in crema, ed è quella di Make Up For Ever e la Ultra HD. Questo me l'hanno detto quelle di Make Up For Ever, che è l'unica cipria che si può usare anche prima di applicare un prodotto in crema. Spero e mi auguro davvero che sia vero. Make Up For Ever, spero che sia vero, perché io poi con questo trucco ci devo stare tutto il giorno, e quindi insomma abbiate pietà. Comunque vado a stendere un velo molto molto sottile, appunto perché non mi fido tantissimo, e spero almeno che mi opacizzi questo terribile terribile primer. Abbiamo steso questo velo sottile, mi ha opacizzato il viso, ma non so, io spero che si possa applicare prima del fondotinta, io spero, anche se ho i miei seri seri dubbi. E poi passeremo finalmente alla base, credo proprio di sì, perché sì, c'è il correttore e poi il fondotinta. Correttore, c'è il preferito del periodo, che è lui, è di Lancôme liquido, sapete che è entrato da quando me l'hanno spedito tra i miei preferiti di sempre, è davvero un ottimo correttore. Di solito applico prima il fondotinta e poi il correttore, quindi non sono molto felice di ciò, ma veramente c'è stato un periodo in cui mi sa che agli inizi su YouTube applicavo sempre prima il correttore e poi il fondotinta, quindi speriamo che non sia un fail così totale. Devo stare attenta a non toccare l'ombretto, che è difficilissimo perché di solito non faccio mai la base dopo gli occhi. Beauty Blender, andiamo a sfumare questo correttore. Anche qui devo stare super 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 attenta a non toccare gli ombretti, però questo correttore si sfuma facilmente, quindi almeno non faccio tanta difficoltà. Credo di aver tolto un po' l'ombretto sotto, spero di no. Devo stare attenta anche a non toccare le sopracciglia, perché altrimenti vado ad azzerare completamente tutta la matita. Ok, direi che con il correttore ci siamo finalmente, ragazzi, finalmente arriviamo al fondotinta. Io non potrei vivere senza fondotinta, spero di aver sfumato tutto bene. Oh my god, vado ad usare, allora, visto che dopo il fondotinta non devo usare cipria, ho dovuto trovare un fondotinta che fosse opacizzante, perché altrimenti vado fuori e sono tutta lucida e cola tutto giù, con 50 gradi che sono fuori. Quindi vado a stendere questo opacizzante. Volevo stendere quello di Dior, che è anche opacizzante, però è molto più coprente rispetto a questo, mi sembrava un pochino troppo pesante. E quindi c'è il Peach Perfect, appunto, Comfort Matte Foundation. Spero che sia davvero matte e che poi si asciughi sul viso, perché non voglio essere tutta lucida. Non so se passare sopra il correttore o no, perché mi dispiace un po' andare ad azzerarlo così. Ah, finalmente la base, è stato veramente difficile. È stata un po' una sofferenza vedermi così senza base per tutto il video e truccare gli occhi ed avere questa base, cioè non avere la base. E non so se si vede molto la terra, non credo tantissimo. Il blush forse si vede un po' di più. Che qua, attenta alle sopracciglia, attenta. Ok, finito il fondotinta, c'è solo una cosa ancora, cioè il primer. E visto che ho questo, che è appunto sia spray fissante che primer, vado sempre ad utilizzare lui, anche se non penso sia una buona idea, perché non mi ha opacizzato tantissimo sinceramente il viso prima, quindi spero che si asciughi questa base. Quindi ragazzi e ragazze, questo è tutto per il video di oggi. Credo che un pochino si sia asciugata la base, anche se non è come applicare la cipria dopo, però mamma mia, pensavo peggio, devo essere sincera, pensavo peggio. Sono stata secondo me abbastanza brava, forse non credo tanto nelle mie potenzialità, ma pensavo venisse fuori un disastro più disastroso di questo. Fatemi sapere se sono stata più brava o meno brava di quello che pensavate, e niente, questo è tutto. Vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo al prossimo video. Scrivetemi tutto nei commenti che cosa ne pensate. Ancora non ci credo di essere riuscita a fare una cosa quantomeno decente. Ok, questo è tutto. Ciao mia family, bacio grandissimo a tutti.